perché più automatizzi, meno posti di lavoro ci sono. Questa cosa, invece che essere vista come una risorsa, è vista come una tragedia. Quindi hai tu milioni di posti di lavoro che si spostano dal settore secondario, che è quello della produzione di beni, al terziario, che è quello della, fornitura di servizi. Che ormai vuol dire tutto e niente, perché si stanno cercando di inventare lavori inesistenti, perché non accettano che la gente sostanzialmente possa avere la casa, l'elettricità, il cibo e l'acqua senza dover lavorare. Cioè tu devi lavorare per vivere, questa è la credenza della società capitalistica. Quindi se tu automatizzi tutto, il fondamentale, poi ovviamente ci servono i tecnici per costruire i programmi, generare le macchine, aggiornare, sistemare, fare manutenzione. Certo, ma se tu utilizzassi veramente le risorse tecnologiche di oggi, tu avresti tranquillamente il 90% dei lavori attualmente esistenti completamente andati via, e a queste persone cosa fai? Devi dare una paga sociale. Devi dare, vabbè. La paga sociale. Libero accesso ai beni. Libero accesso ai beni prodotti in modo automatico. Questa cosa non era possibile 100 anni fa, ma neanche 50 anni fa. Stanno facendo tutti i giorni e non ce ne rendiamo conto. Su internet condividiamo, costruiamo. Per esempio, adesso Wikipedia, tu mica paghi. Sì, vabbè, paghi la connessione a internet, però vai in biblioteca e non la paghi. Il concetto è che tu hai già adesso un esempio molto pratico di come tu puoi beneficiare della conoscenza e della condivisione della conoscenza globale come un servizio gratuito, come se fosse un diritto alla nascita. Per esempio, è un diritto alla nascita da 3 mesi in Finlandia. È stato messo costituzionale l'accesso gratuito e libero alla rete internet. Tu nasci e per diritto hai la connessione a internet a 10 megabit, e se non hai i soldi per un computer te lo dà lo Stato, ok? Cioè non è che dai soldi per il computer, questa è la differenza tra la paga sociale e la fornitura di servizi, perché tu non devi dare soldi alla gente, tu devi dare servizi, devi dare dei beni, devi dare accesso. Accesso, accesso è la parola fondamentale. Cioè io voglio andare in giro, vedo una cosa, mi serve, la prendo, ok? Adesso questo qui è accesso, il livello di granularità, cioè fino a quanto posso arrivare, se mi serve la bottiglietta la posso prendere, se mi serve quell'altro posso prendere, se mi serve un Cray server da 50 GHz, forse non tutti possono averlo nello stanzino, però quando tu realizzi che vivi in una società e che vivi in un gruppo sociale, cioè i tuoi valori cambiano, non chiedi un Cray server da 80 GHz per te stesso, perché dici cosa te ne fai? Piuttosto sei in un gruppo di persone e dici ragazzi siamo in 50, possiamo usufruire di questo servizio qui, come la biblioteca. Uno non vuole la biblioteca personale in casa, vuole accesso ai libri. L'esempio delle macchine, il car sharing per esempio. Immagina se il car sharing ci fosse senza la carta, sostanzialmente tu quando vedi una macchina disponibile vai lì, la prendi e vai in giro. Quando la usi, la usi, quando non la usi, la usa qualcun altro.